La sera del 12 novembre, il giorno dell'alluvione, i ragazzi, i nostri seminaristi ci hanno avvisato che l'acqua saliva e purtroppo ci siamo accorti che le onde stavano entrando all'entrata del monastero, ha purtroppo rotto i vetri della porta principale e tutto il monastero è stato inondato d'acqua e le onde hanno abbattuto i recinti e hanno causato danni qui in monastero, in refettorio. Per fortuna abbiamo potuto alzare i tavoli del tempo del fondatore, ma purtroppo alcuni legni sono stati danneggiati e come i paramenti in chiesa e soprattutto in cucina, celle frigorifere e altre cose. Abbiamo avuto danni ingenti, ma per fortuna non abbiamo avuto danni culturali perché la biblioteca e i tesori del museo, l'archivio è tutto in salvo perché è il primo piano. Cominciato subito dopo il giorno dopo dell'alluvione di pulire tutto, è stato un lavoro molto faticoso, ma grazie ai nostri seminaristi, i padri, i nostri dipendenti e anche amici che ci hanno dato una importante mano, abbiamo pulito e i paramenti liturgici danneggiati li abbiamo portati a lavare e altre cose. Adesso stiamo anche pensando soprattutto di, con l'aiuto della regione, di recuperare i fogli danneggiati e anche gli attrezzi della cucina e i tappeti tutti andati in acqua. Stiamo lavorando ancora per recuperare e per riprenderci.